buongiorno a tutti, sarò breve Gianluca perché ora il freddo si sente. Allora io voglio ringraziare le autorità civili, militari, religiose presenti, ma soprattutto un ringraziamento particolare ai pionieri di questa infrastruttura, nella persona del già presidente dell'ASI Franco Mastroluca, non so se è presente. Ringrazio il già presidente Elisio Zanazzi di Confindustria e vorrei ringraziare, non so se è presente, anche l'assessore Schiavone, che è stato interprete dell'istanza del territorio, allora era ministro Di Pietro. Questa è la storia, voglio ricordare per dare testimonianza alla mia onestà intellettuale, ma a coloro i quali hanno sostenuto per primo questa iniziativa, dove noi, così come la buona prassi politica ci impone, abbiamo dato seguito a quell'iniziativa, dove ero all'epoca consigliere comunale e approvammo con piacere questa iniziativa. Io ritengo che il Mezzogiorno d'Italia non ha bisogno più di essere etichettata come un'area che cerca assistenzialismo, ma il Mezzogiorno d'Italia cerca infrastrutture che consentono alle nostre imprese di essere competitive alla stessa maniera delle imprese del nord. Quindi io mi auguro che questa, e sono certo che questa infrastruttura porterà sviluppo e decollo non solo in termini economici all'area ASI, che ritengo sia una piattaforma normale di stoccaggio di economia concreta, ma penso che sia anche una opportunità per l'intero territorio, soprattutto per quei paesi che sono qui vicini, Carapelle, Ortanova, Stornara, quindi una grande opportunità per il territorio, e sono felicissimo oggi di aver sostenuto in maniera significativa dal punto di vista economico questa infrastruttura, così come la nostra vigilanza su altre infrastrutture come quella della seconda stazione ferroviaria che andrà a intercettare l'alta velocità e l'altra infrastruttura necessaria per il territorio, quella dell'aeroporto Gino Lisa. Quello ci diamo, e noi siamo convinti che se riusciamo a fare sistema, se mettiamo in campo, così come è stato per questa infrastruttura, le energie sane, e ci lasciamo alle spalle le dietrologie politiche, penso che serviremo appieno quella parola che è politica, perché ritengo che la politica è servizio, e quindi bisogna mettere da parte le campagne elettorali, ma quando poi c'è da servire il territorio bisogna fare sistema. Questo è l'esempio concreto di coloro i quali vogliono bene a questa città e a questo territorio. Grazie e buon lavoro. Buongiorno a tutti, anch'io sarò brevissimo per evitare broncopolmoniti o cose varie, visto il vento che tira. Ci siamo riusciti ad aprire un'opera strategica per autostrade e chiaramente per tutto il territorio foggiano, e non solo, un'opera che collegherà direttamente una delle zone industriali più importanti del Mezzogiorno e che ne garantirà anche lo sviluppo futuro, perché chiaramente ogni svincolo, abbiamo testimonianza del fatto che ogni svincolo porta sviluppo al suo contorno. Ringraziamo a nome di Autostrade che rappresento, ringraziamo il Comune di Foggia per aver mantenuto gli impegni presi e per non aver mai abbassato la guardia, quindi complimenti e un grazie sincero al sindaco Landella e a tutti i suoi più stretti collaboratori, e un grazie anche al Consorzio ASI e a Confindustria che hanno partecipato ai vari tavoli tecnici e riunioni che abbiamo avuto sia a Roma che qui sul territorio foggiano. Quindi grazie a tutti, buone feste, e lascio la parola al Presidente della Provincia. Corso economicamente a quest'opera, per la verità io e Franco abbiamo dato prosecuzione a una programmazione dai nostri predecessori, dall'ingegner Mongelli, sindaco di Foggia, e dal notaio Pepe, presidente della provincia. Loro hanno iniziato questo percorso e noi lo abbiamo portato a compimento come era giusto che accadesse e come è giusto che fosse, perché non voglio ripetere quanto detto già
da chi è intervenuto prima di me, ma questa è un'opera strategica per l'intero territorio. Non traguardare questo obiettivo avrebbe costituito un peccato mortale a cui noi non ci potevamo sottoporre. Quindi credo che in questa situazione, ma credo che in tante altre, riusciremo a dare prova di una collaborazione istituzionale che non si può fermare di fronte anche a diverse collocazioni politiche, a diversi punti di vista politici, perché quando si amministra l'unica logica e l'unico principio a cui si deve rispondere è quello del bene comune delle comunità che amministriamo. In questa situazione abbiamo fatto questo e credo che ci saranno tanti altri situazioni e circostanze in cui sperimenteremo e ripeteremo questo metodo di lavoro. Io non mi dilungo oltre, ma colgo l'occasione per rivolgere a tutti quanti voi presenti, sia nell'uditorio che sul palco, gli auguri più sentiti e più sinceri di una serena festività natalizia. Serena, ribadisco serena, perché questo nostro territorio, queste nostre comunità hanno bisogno di serenità e di speranza. E con questa bell'opera noi diamo una speranza al territorio insieme a tante altre cose che sono certo tutti insieme faremo. Di nuovo tanti auguri di buon Natale e buon 2018. Il mio presidente Rotti ci ha voluto che ci fossi oggi qui. 10 anni mi hanno chiesto, sono passati 10 anni ma non inutilmente. Una sollecitazione soltanto, perché quando un'opera si inaugura è giusto che dia splendore a tutti coloro i quali hanno potuto partecipare. Io mi sento di dare un messaggio un po' diverso. Sindaco, amministratori, noi abbiamo una necessità di dover ampliare l'area industriale. Questo casello trovò sfogo e accoglimento perché noi parlammo all'epoca di un ampliamento dell'area industriale, e quindi la sollecitazione quale può essere? Quella di dire che questo casello è in pancia al progetto di ampliamento dell'area industriale, per cui porterebbe fatidicamente quest'area ad essere quasi di 900 ettari, e quindi con i progetti di infrastrutturazione, di logistica e altro sarà sicuramente strategica. Quindi una richiesta sommessa agli amministratori di portare avanti questa progettazione, perché diciamo oggi nella situazione attuale, se volesse venire qui un'altra grande industria a allocarsi, all'epoca la Princess fu necessario fare una variante urbanistica, non avrebbe neanche 10 ettari a disposizione tutti aggregati, e quindi non una nota polemica ma un auspicio ad andare avanti. E un grazie per averci invitato. Della zona Asi, come Comune di Foggia abbiamo trasferito delle somme significative per realizzare il parere via che è necessario per poi dar seguito all'ampliamento. Quindi il Comune è attento e dà segnali concreti. Io mi auguro che lo stesso facciano gli altri enti. Grazie. Giornata anche se fredda, però il palco anche importante, imponente. Credo che questa apertura del casello autostradale sia un buon viatico per lo sviluppo della nostra capitanata. E io ho fatto poco o niente, devo ringraziare invece il presidente uscente Franco Mastroluca, che ha dedicato tempo con i suoi uffici e la struttura ASI per supportare questo intervento. Sono passati 10 anni, non ha importanza, è importante che quello che diceva Zanasi, continuare su questa strada, fare sinergia e creare occasioni di sviluppo e rendere soprattutto il nostro territorio un territorio appetibile sul piano degli investimenti. Grazie a tutti e auguri a tutti. Io sarò brevissimo perché è già stato detto tutto. Oggi è un giorno importante di festa per il nostro territorio, per la nostra città, perché inauguriamo dopo 10 anni, purtroppo questo è un elemento non positivo nelle dinamiche di funzionamento del nostro paese, perché realizzare un'infrastruttura dopo 10 anni non è il massimo dell'efficienza, ma noi oggi ci prendiamo la parte
la parte buona, considerato che questa infrastruttura era entrata nel piano regionale dei trasporti nel 2008, oggi siamo alla vigilia del 2018, ma è un'infrastruttura estremamente importante perché servirà non solo ed esclusivamente l'area industriale di Foggia Incoronata, tutto il territorio provinciale e anche realtà limitrofe alla Puglia stessa. Quindi una infrastruttura che con il lavoro di varie amministrazioni comunali, c'è Gianni, c'è Franco, vari amministratori comunali, provinciali, regionali e governi nazionali che si sono spesi su questa, sulla realizzazione di questa opera strategica che noi oggi portiamo a compimento e che sicuramente va a sostenere l'economia, il lavoro, lo sviluppo di questa terra. Ecco, la sinergia fra le istituzioni e l'interesse generale del territorio deve sempre prevalere. Anche oggi questa bella fotografia dà l'esempio di una Foggia che guarda alle cose importanti e che sta insieme per far fare un salto di qualità complessivo al territorio della provincia di Foggia. Buon Natale a tutti.